Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. È vero, sono un robot soccorritore multifunzione. E qual è il tuo nome? I miei amici mi chiamano Robo. Robo. Molto onorata. Ciao Pip, cosa facciamo oggi? Chi è Ilaria? Allora, Ilaria è una persona solare, cioè io mi definisco una persona solare, è una persona che sa raggiungere i propri obiettivi e sa quello che vuole, è molto comprensiva, è una persona secondo me anche dolce e solare. Abbiamo detto sei attrice, doppiatrice in questi istanti. Com'è secondo te il mondo del doppiaggio, soprattutto recitare, dare voce a personaggi che in realtà poi tu li vedi lì quel momento, secondo te com'è il mondo del doppiaggio e come lo vivi? Allora, secondo me il mondo del doppiaggio appunto è un mondo parallelo da quello della realtà in senso positivo, perché comunque soprattutto per i doppiatori comunque quando sono un po' più piccoli, che vivono questa esperienza così bella, come magari dare la voce a un cartone che poi anche loro vedranno o no, hanno magari già visto, e secondo me è un'emozione poi molto bella. E tu hai fatto, tra vari film, hai fatto anche The Mirror, l'hai recitato. Cosa ricordi di quel momento della registrazione del film e poi vederti allo schermo grande? Allora, nella registrazione mi ricordo che, essendo un po' piccolina, non avevo un po' di difficoltà a piangere in realtà, però mia madre comunque mi doveva far pensare delle cose un po' brutte, e quindi con tutte le telecamere lì puntate io davanti a questo specchio era un po', non so, mi era proprio difficile piangere, però dopo un po' mi sono concentrata e mi sono messa a piangere. E nello schermo in realtà sembrava così facile, però io non l'ho vissuta come una cosa così tanto facile. E vabbè, poi adesso sono migliorato, però cioè, sembra tutto così facile, in realtà non lo è. Hai fatto un doppiaggio, diversi doppiaggi, tra cui uno Tom Iris con la mamma, avete doppiato insieme. Com'è avere mamma, soprattutto come direttore di doppiaggio? Allora, mia mamma è molto attenta ai dettagli, quindi ad esempio se anche quella cosa gli dicono i fonici così che in dizione, lei dice di no, deve controllare, deve diciamo, rifarla anche 100 volte, non importa, però lei finché non è perfetta dobbiamo rifarla. E quindi è un po' sempre attenta, puntigliosa su tutto, però li facciamo bene quando li rifacciamo, quindi vengono bene. E invece hai fatto degli spot, hai iniziato a 6 anni con lo spot della Kinder, ma quando sei andato poi tornata a scuola, i compagni di classe, alcuni ti hanno riconosciuto, che cosa ti hanno detto? Beh, tutti quando, visto che ero ancora piccolina, non è che erano ancora molto maturi, così mi dicevano, oggi sei famosa, così, di qua, anche tutti, mi dicevano, sei famosa, sei ricchissima, avrai una mega villa, tutte queste cose, come se fossi tipo una dea, qualcosa del genere. E quindi, però, sei passata alle medie, adesso sei alle medie, i compagni che ti riconoscono, che ti dicono? Cioè, la prima volta che me l'ho riconosciuta in realtà era 4 giorni fa, una settimana fa, se non mi ricordo bene, e, mi hanno detto, ma ho sentito la tua voce in Rai, eri tu, tutte queste cose, ho detto sì, sono io, e anche lì sono un po' diventata famosa per loro.
Appunto, hai detto Rai, perché sei andata in Rai che, per fare il doppiaggio, ma soprattutto anche attrice. Che sensazione hai avuto quando sei entrata in Rai, che è un'istituzione? Noi di una certa età siamo cresciuti con la mamma Rai, e tu invece ci entri adesso. Che sensazione, che cosa hai provato quando sei entrato dentro? Beh, un'emozione, perché comunque, allora, all'ingresso della Rai in realtà c'ero già stata per visitare il museo, quindi lì ero tutta abbastanza tranquilla. Poi appena sono salita in ascensore, visto tutti gli studi, mi sono emozionata, perché non ero mai andata in Rai e sono un po' salita. Quindi c'è, cioè, pensare a tutti i programmi che sono stati fatti lì, poi ho visto anche delle scenografie di Rai Yo-Yo che usavano per Rai Yo-Yo, e quindi mi sono, cioè, avuto un po' quella sensazione di emozione. Sì. E invece c'è qualche doppiatore, qualche attore, attore e doppiatore che ti dà... ti piace ascoltare come voce, ma soprattutto ti piace vedere l'attore? C'è qualcuno che ti può ispirare? Allora, a me piace tantissimo come doppiatore, cioè attore maschile, Leonardo DiCaprio, poi mi piace anche Angelina Jolie. I doppiatori in realtà sì, mi piacciono tanto, però non ne conosco tantissimi, oltre quelli che vedo qualche volta quando vado a fare il doppiaggio, quindi non saprei dire. E invece ti è capitato di passare, sentire una voce di forse di un personaggio che hai visto, un film, un cartone, che quella sensazione dici, più che altro tu non vedi la persona ma senti la voce e dici: guarda, è lui il personaggio, quel personaggio che mi piace. Poi ti giri e vedi una persona fisica che è come tua madre. Che sensazione ti dà? Ricordo quando ho visto Claudio Moneta SpongeBob. Sì, allora io qualche volta, cioè quando sono andata ad esempio a Milano, ho visto il doppiatore di SpongeBob. Io non lo so perché me lo immaginavo un po' piccolino, un po' con questa vocina, invece... Cioè, quando l'ho conosciuto era tutto un po' grande, così, e aveva una voce totalmente diversa da quella di SpongeBob, anche la doppiatrice di Barbie, cioè me la immaginavo tutta un'altra cosa, invece neanche la voce in realtà ho riconosciuto, quando l'hanno fatto poi l'ho riconosciuta. Però hai fatto anche il cartone animato che va tra Replay, che è Pip, che mi racconti di questo cartone su Replay? Questo cartone è un cartone, secondo me, molto anche da una parte educativa per i bambini un po' più piccoli. E parla di questi, c'è, cioè, una cricetina e un coniglietto che vivono delle avventure insieme. E ogni giorno vanno in un posto, ridono, poi magari litigano, però c'è sempre una morale, giocano insieme, creano sempre delle avventure, quindi molto divertente. Poi sono anche molto simpatici, quindi... Anche poi c'è una bella amicizia tra loro. Sì, due. C'è una bella amicizia, molto legati. Invece, hai notato dei cambiamenti da quando è iniziata la pandemia? Oggi ormai si dice che è finita, ma in realtà del tutto non è finita, però c'è stato qualche cambiamento, perché probabilmente prima si stava un po' più persone, adesso nella sala si sta da soli, c'hai lo schermo e c'hai il leggero davanti. Adesso è più faticoso o meno faticoso rispetto a quando è iniziato un po' qualche tempo prima? Allora, secondo me è più faticoso, perché perdi anche più tempo, perché comunque tu arrivi in sala, la prima cosa che devi fare è prendere l'igienizzante, prendere il copricuffie, igienizzare tutto, fare la sanificazione, aprire le porte, quindi devi anche arrivare prima, far circolare l'aria, e poi è tutto in digitale. Ora anche se in alcuni studi c'è ancora il copione di carta, però ora in teoria si fa tutto sul tablet, sull'iPad, quindi è tutta un'altra cosa. Poi certe volte non si caricano i copioni, quindi bisogna ricaricarli, quindi le distanze, devi ogni tipo mezz'ora devi farle cambiare l'aria, quindi un po' pesante. Stancante, quindi. Invece, sì.
A questo punto ti pongo una domanda. Se ti dovessi fare una domanda, pensaci bene, che cosa ti chiederesti? E come ti risponderesti? Fatti una domanda e datti una risposta. Perché hai iniziato a fare questo? Allora, io ho iniziato a fare questo perché vedevo sempre mia mamma e qualche volta anche fino a quando ero piccola, lei non è che stava a casa quando ero nata, quindi mi portava sempre negli studi con lei, ascoltavo la sua voce mentre doppiava e quindi devo dire che mi ha trasmesso fin da quando ero piccola questa emozione e poi mi sono sempre più appassionata vedendo comunque anche i video che mi faceva vedere, sempre più appassionata e quindi o poi quando sono diventata un po' più grande, verso tipo 6 anni anche lì, ho chiesto a mia mamma se anche io potevo iniziare a fare qualcosa e mi ha messo dentro anche mia papà. Io ho una foto di lei appoggiata, aveva veramente... neanche 2 settimane, io ero al leggio e lei appoggiata sulla mia spalla, quindi era proprio piccolissima ed era già in sala. In erba proprio. E la mamma ti ha mai letto le fiabe della sera? Sì, mi ha letto delle fiabe, mi ricordo anche che prendevamo qui libri dove c'era proprio il personaggio che mettevi la mano e ti faceva parlare, quindi c'erano tutte le vocine. E quindi ora non me le legge più tanto perché comunque non glielo chiedo più. Però prima quando ero più piccolina mi faceva tutte le vocine dei libri e mi divertivo un sacco. Al posto di addormentarmi per farmi dormire lo ridevo, quindi... Poi giocavamo al principe e la principessa. Sì, faceva sempre il maschio perché appunto sa fare la voce da maschio. E quindi quando ho finito a leggere diceva buona la prima? Oppure gli dicevi bisogna rifarlo? Lo rifaccio sbagliato. Lo rifacevi sbagliato in modo che te lo ripeteva. Quindi, sì. A questo punto i sogni di Ilaria? Allora, i miei sogni sono, non so, più obiettivi in realtà. Cioè, i miei obiettivi principali sono comunque arrivare a un punto, proprio quello che sto facendo, però portarlo molto più su di già quello che già sto facendo. Cioè, proprio sono un po' troppo alti i miei obiettivi, però sono sicura che col tempo ce la farò a raggiungerli. Quindi sono... arrivare proprio a recitare con grandissimi attori. Non è detto essere di famiglia significa saper fare quel lavoro, perché il doppiatore o l'attore non è fatto che è un'eredità come si tramanda il colore degli occhi, dei capelli, l'altezza. Non è così secondo te? Secondo me no, perché se uno ha il talento, se uno lavora, se uno ci mette l'impegno, se vuole farlo veramente non ha bisogno di nessuna persona che deve per forza... Cioè, se uno è determinato, vuole fare quella cosa, ci lavora, ci mette passione e tempo, secondo me se vuole veramente farlo non deve dar retta a nessuno e anche se i genitori magari non lo fanno, intraprendere un'altra strada. Cioè, non è che se magari i tuoi genitori fanno... esempio, i muratori, anche tu devi fare il muratore, cioè devi fare quello che ti piace. Giusto. Perfetto. Lo sai, guarda, ti racconto, la Monica Ward, che è sì, una doppiatrice di Lisa Simpson, mi raccontava, diceva che il figlio Alessandro Campagnola, che è poi l'attore di Flash italiano, la serie italiana, e... forse i cartoni animati Attacco ai Giganti, Saitama, One Punch Man, non li vedi? Li vedi? E mi diceva che il nonno, che era la voce italiana di Jerry Lewis, in realtà dentro casa non parlava mai come Jerry Lewis, cioè era molto... sul lavoro si faceva la voce, invece mamma dentro casa il doppiaggio, cioè la voce, quei personaggi, ogni tanto ti esce... anche quando ti fa qualche battuta oppure ti fa un richiamo, te li fa con quei personaggi. E io ogni volta che torno al doppiaggio fa un personaggio, per minimo una settimana senti parlare così, tipo,
sempre con questa vocina, e che smettila, le continua a fare le canzoncine di quel cartone che doppia, anche quando recita qualcosa si entra anche in quel personaggio. Quando facevo la serie per Netflix, che comunque dovevo fare anche di un personaggio, non, anche durante il giorno non smetteva di comunque viveva quel personaggio, perché più lo alleni, più si vede meglio, quindi lo facevo anche a casa. Pimentaro, spesso vuol dire anche tu, non hai visto tutto intero, soltanto recitato quel pezzo, oppure hai visto tutto, sei riuscito a vedere tutto il film prima? Non no, si soltanto vede. Soltanto le scene, il minimo indispensabile, soprattutto anche quando capita di fare dei film horror. Con il doppiaggio. Con il doppiaggio, sì. No. Cioè, quindi sono quelle che ti fai tu. Solo quello che effetto, quindi ti sorprende quando poi sei andato a vedere il film e ti dice: ah, questo è il film, bello, ma non l'avevo visto. Quindi non riesci neanche a capire che film stai facendo, perché tu vedi solo le tue scene. Esatto. Quindi bello che quando, ad esempio, facevo Pippa in Posi, no? Adesso anche lo sto facendo, però finita la seconda stagione devo iniziare la terza. Quando quello che facevo, sono puntate di 7 minuti, però io facevo un turno di 6 ore. Ma non perché non ero capace, perché proprio avevi tanti... Comunque, visto che ero la protagonista insieme appunto a un altro bambino, era veramente lunghissima da fare, essendo la protagonista. Poi c'erano... Ti sembra così tanto, poi vedi la puntata di 7 minuti e dici... L'ha finita qui, cioè, e ti sembra veramente... Che perché facevi anche tante puntate. Sì, anche perché facevo tante puntate, quindi per stringere i tempi facevamo fare più tempi. Ok, allora ciao a Studio 7, vi ringrazio per questa intervista che mi avete fatto, e mi ha fatto veramente piacere. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. È vero. Sono un robot soccorritore multifunzioni. E qual è il tuo nome? I miei amici mi chiamano Robo. Robo. Molto onorata. Ciao, Pip. Cosa facciamo oggi?